Tutti conoscono il programma Erasmus per giovani universitari. Ebbene, nel prossimo servizio Antonella Morelli ci racconterà invece di una sorta di Erasmus per imprenditori, un programma che permette appunto ai giovani imprenditori dell'Unione Europea di essere ospitati da imprenditori affermati di un altro paese per fare esperienza e conoscere i segreti del mestiere. Cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Il progetto si chiama Programma Leonardo. Permetteva ai giovani della comunità europea a realizzare un tirocinio massimo 3 mesi in un altro paese della comunità, e dando la possibilità di imparare anche la lingua e la cultura e di integrarsi meglio nella comunità europea. Dagiana viene dalla Spagna, dalla Galizia, arrivata grazie a un programma di scambio europeo nel 2008 in questa azienda aretina, specializzata nel settore informatico, nata 13 anni fa. Una scommessa dei due titolari, Gianni e Michele, è diventata una realtà importante che lavora per aziende del territorio e colossi multinazionali e ha alle sue dipendenze una ventina di giovani talenti del mondo del web, quasi tutti di Arezzo e dintorni. La nostra azienda si occupa sostanzialmente di soluzioni internet, portali aziendali, sviluppo di e-commerce, prodotti internet venduti direttamente al consumatore finale e soluzioni per il posizionamento sul motore di ricerca. Gianni e Michele hanno puntato fin da subito sull'internazionalizzazione della loro impresa e hanno aperto le porte prima a stagisti, poi a giovani imprenditori stranieri arrivati grazie ai programmi europei. A Dagiana, al termine dello stage, è stato chiesto di rimanere. Loro avevano bisogno nell'area grafica di una figura professionale. Mi hanno offerto la possibilità e l'ho accolta al volo. Spagna entrava in quel momento nella crisi, quindi il lavoro c'era ma non era così tanto stabile. Qua mi hanno dato la possibilità di avere qualcosa di più stabile e l'ho approfittata. Da allora abbiamo avuto, per quanto riguarda Leonardo, 4 stagisti e 5 stagisti per quanto riguarda Erasmus per imprenditori. Gli stagisti provengono sostanzialmente, principalmente da Spagna e Polonia negli ultimi anni. L'ultimo arrivato è Tomasz, 30 anni, di Varsavia, una laurea in consulenza finanziaria, un progetto di impresa messo nero su bianco e la voglia di imparare da chi ha esperienza nel settore. Tomasz è ospite per 3 mesi della ditta aretina attraverso il programma Erasmus per giovani imprenditori cofinanziato dall'Unione Europea. Volevo approfondire le mie conoscenze nell'utilizzo e nello sviluppo del web, ci dice Tomasz, e questa è anche l'occasione per conoscere un paese, una cultura diversi. Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio tra paesi della comunità europea che offre agli imprenditori che vogliono costituire un'impresa o lo abbiano fatto negli ultimi 3 anni la possibilità di essere ospitati nell'azienda di professionisti già affermati, in modo da imparare, per così dire, i segreti del mestiere. Michele è uno degli imprenditori ospitanti della prima ora, scoprì il programma su internet qualche mese dopo il suo lancio. Cercando sui portali internet, informandosi su eventuali opportunità di aperture internazionali per l'azienda, ho individuato in particolare il portale Erasmus per imprenditori. Mi sono registrato, ho caricato il curriculum personale, in quel caso come imprenditore ospitante, ho colto l'occasione, l'opportunità di conoscere nuove persone all'estero. L'iscrizione avviene online, a fare incontrare domanda e offerta, le candidature degli imprenditori e quelle degli aspiranti tali, un ufficio di supporto europeo che si avvale di centri di contatto locali che seguono l'iter, aiutano nel disbrigo di qualche formalità, controllano che tutto vada bene. Il soggiorno può durare al massimo 6 mesi, durante i quali il giovane imprenditore riceve un sussidio dall'Unione Europea, calcolato in base al costo della vita del paese di destinazione. Si va dai 530 euro mensili per l'Albania ai 1100 per la Danimarca e la Norvegia. Per venire in Italia il contributo è di 900 euro al mese. Abbiamo aperto una sede in Polonia da 18 mesi e faremo più di questo a partire dal 2015, faremo una società in Polonia insieme al giovane imprenditore. C'è un grande